Iniziamola sta settimana, iniziamola. Siete addirittura arrivati a D, pensa chi siete, che vi manca la vita d'ufficio. Il nostro normale, perché mo ste ultime settimane siamo sempre stati in giro, abbiamo fatto le caciare, le cose. Pensa te, eh. Lo pensi? Presidente? Sì. Diamo una direzione a questa settimana. C'è un evento? L'evento è il compleanno di Adriano Santucci. Wow! Ma che luce c'è? Bellissimo. Fate gli auguri ad Adriano Santucci nei commenti. Fateli. Questo video ha un solo grande protagonista, Adriano Santucci, che compie 30 anni. Io però sfrutterò questa occasione per fare una riflessione. Andiamo avanti. Il party si svolgerà nel giardino della Slim Dogs. Ma abbiamo un problema. Il giardino della Slim Dogs in questo momento è in queste condizioni, è diventato una sorta di giungla. Ciò che c'è di verde arriva all'altezza del mio ombelico. Ora, visto che il tempo per tagliare questo prato io fisicamente non ce l'ho, domani mattina tipo alle 6 viene questo giardiniere a disintegrare tutto. Ne piango un po' di questa cosa, volevo essere io. Aspetta. Sta decidendo che cosa scrivere sulla torta di Adriano. Scrivi sistemato enormi e poi sotto in piccolo auguri per i tuoi 30 anni. Cioè sistemato deve essere l'80% della scritta. Sarà felice Adriano di questa cosa. E adesso, brevissimo lunedì e si è passato. No, martedì addirittura. Non riusciamo a fare un giorno fatto bene. Da 3 mesi siamo dei falliti. Basta. Basta. Si aprirà così. Come? Oh zio, c'erano gli hard disk sul tavolo! È una giornata un po' particolare perché lo studio è molto pieno. Ciao! 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 È una festa! Usa la forza! Perché? Ma voi avete la stessa felpa, è una divisa, cos'è? 8, 9 e 10. 10 stronzi. Non ho la voce, l'ho finita. E non tornerà, credo. Talmente tanto casino e sono riuscito a rubare la macchina a cane. Adesso è diventata mia. Adesso leggiamo nella nostra mente. Allora, sapete che parola c'è scritta qui? 3 secondi, 2, 1. 8. Dopo questo dovete per forza andare a vedere il nuovo video, sta il link in descrizione. Belli. Basta, adesso troverai un video di te da bambino che venivi insultato. Ciao, sono Matteo Bruno. Hai cagato il cazzo, lavora. Dio santo. Proprio una giornata un po' stressante oggi. Aveva in mano una mazzafionda. Ha sbroccato solo perché ha visto che c'era ancora questa scatola. Che senti, vieni di voi Matteo da piccolo, telecamerino. Senti, ma volevo chiederti, cosa ne pensi di questa mia nuova voce di oggi? È molto bella. È calda, vero? Già. Magari vado. Pensa che quando io non ho voce e mi bruciano le corde vocali, uso quelle consonanti. Perché proprio questione. Vabbè, e adesso... Ah, ma non avete visto il giardino? È venuto il taglia cose, uomo potante, e ha potato tutto. Il risultato è che adesso il giardino è così. Bellissimo. Il momento del grande party di Santucci si avvicina sempre di più. Giovedì! Sì, no, sto malissimo. Oggi è il grande giorno della festa di Adriano. Questa sera gireremo una scena a livello della grande bellezza. Sì. Santucci in slow motion che fa... Wow, grande bellezza. È il momento di procacciarsi della legna per la serata. Vai e prendila tutta. Fai del cinema. Cerca della legna. Forse è andata al mio albero di fiducia. Crea legna. Quell'albero è lì, è morto. E adesso io ne prenderò una parte. È successo l'irreparabile. Si è rotta. Va bene, dai. Matteo, è successo. Hai rotto l'accetta. Ma come hai fatto? Sei proprio un fallito. Mandatemi un'accetta, per favore. Ci mandate un sacco di cose dolci. Mandatemi un'accetta, vi prego. Sono più un nessuno senza. Già è arrivato un pacchetto. Apriamolo. È arrivata questa scatola oggi. Frate Luciano. Oh, apriamo questa scatolina bella. Oh, ma che è uno scherzo? C'è l'antrace qua. Frate Web. Frate Web. Mantieni le tue promesse. Siete una squadra meravigliosa. Grazie a tutti voi, ma specialmente a Matteo. Spero che vi piaccia il babà. 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 Nozzi. Babà. Sì. Nozzi. Sì. Il babà. Babà. È finito tutto. Babà. Babà. Il babà. Babà. Sono immersi nel babà.
Il babà strega. Madonna, sì, grazie. Quello vestito bene. Giovanni. Il babà. Porca miseria. Ma quanta gente c'è in questa stanza? Ci siamo? Siamo pronti? Beh, io oggi sono un professionista del settore. Sto impostando questa fotografia con delle lucette di Natale, un po' per provocare l'utente. Cosa stiamo preparando? La grande festa dei 30 anni di Adriano Santucci. Che Adriano Santucci compia 30 anni è già un fatto importante, ma il fatto che li compia qui alla Slim Dogs mi fa capire quanto questo posto stia assumendo un ruolo importante nelle nostre vite. Non solo in termini lavorativi, per farvi capire vi mostro una cosa. Questo segno, come si può leggere, è stato fatto durante una produzione di un video folle per Guglielmo con dei cantanti. Non conosci Christian Grey. Questo invece durante il video di Claudio dove si spaccava di botte in questo corridoio. Potrei andare avanti con mille di queste piccole didascalie nascoste, ma poi non è divertente. In pratica questo posto non è più solo un ufficio, ma è tipo un raccoglitore dei nostri ricordi. Credo di aver tolto l'autofocus come Marco Cioni. Menù della sera sarà brace, salsicce, bistecchine di collo di maiale, patatine fritte, pizza, birra, vino e tanto amore. Tu cosa fai? Io faccio le fiamme. Questo dura altri 6 secondi, considera. Luce, luce. Va bene, Madonna. Lucella, che bello. Festa, party, tutto Santucci. Ma sono emozionato, lo sai. Vero? Soprattutto per il lampione sulla parabola, non me l'aspettavo. E recensire questo lampione? Ma sì, perché lo vedo su YouTube, sui vostri video. È vero, funziona. È molto omogenea come luce. I materiali? I materiali sono di qualità. Allora, si muove. Però manca la scritta. Poi, siccome è ellittica, sì, il fuoco del lampione andrà proprio là. Aspetta, che è stato a fare? Adesso lui libera tutto il mastello lì di cavi. Tira fortissimo sopra la vite, perché fa ridere e poi facciamo le luci. Voglio creare una luce diegetica. Poetica? Poetica. Bello! Oh, no! E questo è il tipico effetto Falcor. Fai del Gormoroth così ti si allunga un po' il cavo. Allora. Giuliano? Sì? Giuliano, dove sei? Ma, visto che è la tua festa, andiamo a prendere qualcosa da bere in cantina. Hai tu? Sì. Ok. Ciao! Torno! La fotografia è pronta e siamo pronti a girare. Allora, Adriano ha chiesto di aprire le birre. Adesso faremo un breve tutorial su come aprire le birre. Prendi la birra, prendi l'accendino, metti l'accendino sotto al tappo e poi con... Madonna! Un gesto così. Grazie, molto gentile. È giunto il momento di aprire la bottiglia del vino senza l'apribottiglia. Perché ancora non abbiamo un apribottiglie? Perché così è più divertente. Però mi servirebbe un rialzello. Abbiamo trovato il rialzello? Vediamo la tecnica. Tienila giù, Madonna! Ma alla fine perché inventare il cavatappi se... Sei proprio un coglione. No, butta la carbonella. Che accade qua? Posso intervenire? Che accade? Cioni, mi serve supporto. No! Qual è stato il problema? Eravamo un attimo impegnati. Abbiamo promesso la grande bellezza. Che grande bellezza sia. Vuoi descrivere che cosa andremo a... No. No, tutta una sorpresa. Allora, tre, la grande bellezza. 1, 2, 3. È quel momento della serata in cui si canta tanti auguri a te. Io morirò dopo questo compleanno. Siamo pronti? Tanti auguri a te, tanti auguri a Adriano, tanti auguri a te. Sistemato! Ma devo soffiare? Sì. Dai, soffia. Desiderio, desiderio! Grazie anche a voi! Bellissimo! Bellissimo! Sei spagnola! Che regole non ne ha
Io corpo. Dai, cazzo! Questo è il motivo per cui chiameranno la polizia. Devo aprire. Non è che veramente. Ho preso una stampante in realtà. Adriano è così, con questa diventerà così. Tra tanti regali che puoi desiderare nella vita, Adriano Santucci desidera la spin bike. Tieni Adriano, lo taglia la torta. Aspetta! Per concludere questo video voglio farvi una domanda. Voi avete un posto che non sia solo un posto? Uno di quei luoghi dove sentite il friccicorio per i ricordi? Fatemelo sapere nei commenti. Piccola aggiunta dell'ultimo momento. In questo video abbiamo nascosto dei piccoli Adriani Santucci. Il gioco è trovarli tutti. Commentate con il numero e il minuto a cui avete visto gli Adriani Santucci e noi nel prossimo video annunceremo il vincitore. Daje. Ora, visto che questa è stata la settimana di Adriano Santucci, trovo giusto che sia proprio Adriano Santucci a concludere. Oh! A concludere sì, questo video. Salve. Ti lascio solo. Ma come solo? E che devo dire? Di la solita cosa dei commenti, i like, se ti è piaciuto. Commentate, mettete like, poi com'è? Condividete. Ma sfruttala questa occasione, è stato il tuo compleanno. Vi racconto una barzelletta. No. Ah no? Vabbè, e allora me ne vado. Dai, la che è? Facciamo teatro? Andiamo a fare teatro? Andiamo a fare teatro, dai.